andiamo a vedere il Pie Design Plus 2. Una delle cose importanti del Pie Design è la scelta del disegno. I disegni devono essere graficamente in alta definizione, come possiamo vedere, per esempio, può essere questo disegno che si vedono le linee ben marcate. Andiamo ad aprire il Pie Design, quindi andiamo sull'icona Pie Design Plus 2, lo apriamo e questa è la visione che adesso vediamo del nostro programma. Ci apre già una pagina che noi chiudiamo perché comunque è una guida dei file, che un manuale che ci può aiutare. Allora, nel scegliere l'immagine abbiamo diverse possibilità. Una, la scelta di un disegno in JPEG come abbiamo visto prima. Una, la scelta del disegno in vettoriale. Allora, cominciamo col JPEG. Prima di tutto dobbiamo andare a sceglierlo, quindi dal nostro computer. Andiamo su immagine, vediamo qua. Premiamo e viene fuori questo tipo di lavoro. Praticamente abbiamo i vari tipi di punciatura. In questo caso andiamo sull'automatica, se no abbiamo il punto croce e abbiamo la possibilità anche di fare le immagini come possono essere delle fotografie, sia in un modo che in un altro, un pochino più semplificato. Anche qua vige la regola che l'immagine deve essere graficamente in alta definizione. Punciatura automatica, andiamo a premerla, mi si apre praticamente una cartella del computer dove andiamo a scegliere l'immagine che abbiamo scaricato, che abbiamo preso con lo scanner. Prendiamo l'immagine e viene fuori questa pagina. La prima pagina ci serve proprio per andare a regolare un attimino la nitidezza, quindi c'è in regolazione dell'immagine questo tasto, quindi lo premiamo. Possiamo farlo più nitido, quindi viene proprio più definito, o meno definito, dipende sempre anche qua dal tipo di lavoro che vogliamo fare, il contrasto, la luminosità, in maniera tale da mettere il disegno in modo che quando vado al passo successivo viene fuori pulito. Passo successivo, mi sceglie semplicemente l'impostazione del telaio, che poi possiamo scegliere qualsiasi tipo di grandezza, dipende sempre dalla macchina che abbiamo. Adesso io ho messo un 10x10, può essere un 13x18 e così via, dipende dal modello di macchina che noi abbiamo. Nel caso l'immagine è molto grossa, possiamo adattarla alla pagina e viene della grandezza del telaio che noi abbiamo scelto. Passo successivo, quando abbiamo finito questo, ancora successivo. Adesso la macchina mi dice che abbiamo 10 colori diversi, tenendo presente che per un'immagine buona, se ha tanti colori ne bastano 6, 7, quindi andiamo a diminuire il numero dei colori. 6, 7 in questo caso. Vedete come è diventata anche più nitida l'immagine della scimmietta. Anche qua abbiamo la possibilità di regolare le interferenze, le segmentazioni, quindi togliere alcune linee, togliere alcune sbavature. Quando abbiamo finito di mettere a posto in questa parte, premo fine. Siamo arrivati, non dico al passaggio definitivo, ma all'impostazione del ricamo. Adesso viene elaborato e questo che vediamo in questo momento è proprio a ricamo. Abbiamo la possibilità proprio di vedere il tipo di punto che può fare la macchina. Alcune parti di questo disegno sono fatte con un punto particolare chiamato punto di riempimento e alcune parti, come possiamo vedere l'orecchio, la bocca o gli occhi, sono fatte appunto pieno. Il punto di riempimento fa diversi passaggi, il punto pieno ne fa uno da una parte all'altra del disegno, quindi sicuramente l'interno di un lavoro sarà punto di riempimento, il contorno di un lavoro è meglio farlo a punto pieno. Come facciamo andare giustamente a cambiare il nostro tipo di punto? Anche perché per questo orecchio adesso lo voglio non più a punto pieno ma a punto di riempimento come tutto il resto. Andiamo lateralmente, abbiamo tutte le parti del nostro disegno. Andiamo a scegliere la parte dell'orecchio in questo caso che vogliamo cambiare. Siamo andati un po' veloci. Di solito l'ultimo passaggio è sempre quello del contorno, quindi sicuramente vedete le parti più grosse sono sopra. Allora, l'orecchietta è questa. Andiamo a prenderla. Non basta solo premerla, ma bisogna premere il tasto destro. Andiamo su qua, su seleziona oggetto.
quindi ogni volta che vogliamo lavorare su un pezzo singolo, devo premere il tasto destro e selezionare l'oggetto, se no non viene modificato. Poi andiamo su attributi di cucitura. Stiamo lavorando su questa parte qua adesso, eh? Abbiamo gli attributi di cucitura aperti e subito in alto, quindi in questa parte, vedete che c'è punto pieno. Se io premo la freccettina laterale, mi viene fuori punto di riempimento e poi altri punti programmati molto particolari che si possono fare in alcune circostanze. Premendo il punto di riempimento, l'orecchiettina mi è venuta fuori col punto di riempimento, non col punto pieno come era prima. Aspettate, vi faccio vedere il passaggio successivo. Allora, ritorno un secondo, vedete, questo così, andiamo avanti. E vedete che c'è il punto di riempimento. Quindi facciamo i vari passaggi in maniera tale che una parte sia a punto pieno e l'altra a punto di riempimento, che quasi sempre comunque è l'interno. Possiamo elaborarla in un'altra maniera. È sempre bello avere il tipo di inclinazione del disegno in modo che vada da una parte all'altra, o in questo caso 45 gradi verso destra e 45 gradi verso sinistra, in modo da cambiare anche un tipo di sfumatura, quello che vogliamo. Bisogna sempre ricordarsi di andare su prima sulla parte del colore che vogliamo cambiare. Quindi premiamo il tasto destro, seleziono l'oggetto e possiamo inclinare manualmente. Quindi vado a premere il tasto manualmente ed inclino come voglio il mio disegno, quindi il punto del disegno. Aspetta, messo pure qui. Guardate, se lo sposto, si sposta anche l'inclinazione del nostro punto. La mettiamo in maniera tale che sia bello anche da vedersi, perché cambia anche il tipo di sfumatura col tipo di inclinazione. Una volta messo a posto il disegno, quindi ripulito, messo a posto i punti di riempimento e i punti pieni, possiamo cambiare anche un attimino la densità se il disegno è molto fitto. A volte ci sono dei disegni fittissimi, abbiamo la possibilità di diminuire anche questa densità, non di tantissimo, perché sennò ci troviamo poi dei lavori radi. Di solito il pie design lo fa già abbastanza preciso, o possiamo farlo leggermente meno fitto. Una volta che abbiamo messo a posto il punto, abbiamo messo a posto la densità, abbiamo visto che il nostro disegno è comunque completato, lo possiamo salvare. Andiamo sul fiorellino, salva con nome, ci facciamo una cartella nel computer che vogliamo e andiamo semplicemente a mettergli un titolo. Automaticamente verrà messo nella cartella con il formato PES, che è il formato della nostra macchina e del nostro programma, quindi apposta per le macchine della Bradar.